Ben ritrovati amici telespettatori, oggi il nostro teleobiettivo vuole mettere a fuoco quello che è emerso dai lavori della 78esima Assemblea straordinaria della Conferenza Episcopale Italiana che si è tenuta non a caso nella città di Assisi e capiremo il perché proprio mettendo in evidenza gli argomenti e i temi trattati. Ma vogliamo cominciare proprio con la prima pagina del quotidiano Avvenire di venerdì, che è la più significativa anche perché l'assemblea si è conclusa giovedì, quindi Avvenire venerdì titola Abusi, la rete della Chiesa, priorità alla prevenzione. E poi leggiamo sempre in taglio medio sulla prima pagina del quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana: la lotta agli abusi in ambito ecclesiastico non conosce quartiere e neanche si ferma davanti al passare del tempo. In sostanza, per questa piaga la prescrizione nella Chiesa non c'è, come ha detto ieri il Cardinale Matteo Zuppi, con un'immagine suggestiva. E quindi tutti i casi di abusi segnalati, anche quelli risalenti a qualche anno fa, verranno presi in considerazione senza insabbiamenti di alcun tipo. L'Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI ne ha parlato durante lo scambio di domande e risposte con i giornalisti al termine dell'Assemblea Generale dei Vescovi tenutasi in questi giorni a Santa Maria degli Angeli, che è una zona, come sappiamo, di Assisi. Questo troviamo in prima pagina, ma anche nelle pagine interne, per la precisione a pagina 4 e 5 troviamo ripreso l'argomento Zuppi, abusi, la priorità e la prevenzione, la Chiesa è dalla parte delle vittime. Dunque, a giudicare da quello che abbiamo potuto leggere nel titolo di prima pagina, da quello che possiamo vedere anche dal titolo di pagina 4, sembra che l'Assemblea straordinaria della Conferenza Episcopale Italiana si sia occupato soltanto di questo tema. In realtà non è così, è stato presentato un report su quella che è l'attività di prevenzione sempre più ampia degli abusi e dell'accoglienza di segnalazioni di abusi a livello del territorio nazionale, ma è stato questo soltanto uno dei temi trattati. Infatti il Cardinale Zuppi nella conferenza stampa di chiusura dei lavori ha sottolineato un tema che gli sta particolarmente al cuore, per il quale si è speso anche personalmente, che riguarda la pace. Vediamo dunque che cosa ha detto il Cardinale Zuppi, soprattutto facendo riferimento ad un momento particolare di questo incontro dei vescovi italiani ad Assisi. Mercoledì sera, infatti, c'è stato una sorta di pellegrinaggio dei vescovi dalla Basilica di Santa Chiara fino alla Basilica Inferiore di San Francesco, un pellegrinaggio per la pace, un pellegrinaggio che si è concluso con i vespri presieduti dall'Arcivescovo Vescovo di Assisi, Domenico Sorrentino, e con una celebrazione eucaristica presieduta dallo stesso Zuppi. Facendo riferimento a queste tre iniziative di preghiera, ma anche di manifestazione forte di un desiderio di pace, Zuppi nella conferenza stampa di fine lavori ha detto esattamente questo. Ascoltiamo. Ieri è stato anche un bellissimo momento di cammino sinodale, diciamo così, anche proprio fisico, di ritrovarsi insieme, ritrovarsi anche insieme tra l'altro anche con tante persone che si sono unite, che sono volute venire per questa appunto fiaccolata e poi la liturgia conclusiva sulla pace. Direi che proprio anche proprio un'immagine fisica del discorso del camminare insieme, del cammino sinodale, testimonianza di amore e di pace per strada con tutti, con tutti tanti compagni di strada per la pace. Il collegamento, uno dei momenti anche più coinvolgenti con il cardinale Pizzaballa, che è stato anche questo un momento di grande comunione per la sua testimonianza e per quanto ci ha fatto vivere della sua sofferenza per il popolo palestinese e per Israele, per tutta quanta la Terra Santa.
insomma, credo, ecco, che tutti quanti, questo è stato un po' come ci ha accompagnato, come avete visto anche nella riflessione iniziale, era proprio un tema importante, perché poi sia questo segno dei tempi così tragico, così drammatico, e sì, anche proprio perché le chiese vogliono rispondere in maniera attenta a questa sfida, ripeto, sia nella dimensione spirituale come in quella di solidarietà. Dicevamo, il tema della pace, come è molto caro a Papa Francesco, è molto caro anche al Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Non a caso a questo tema ha dedicato anche una buona parte della sua relazione introduttiva ai lavori della 78esima Assemblea straordinaria dei Vescovi Italiani, che stiamo vedendo grazie alle immagini, come quelle che sono tratte dalla conferenza stampa, sono fornite dal circuito delle radio e TV cattoliche Corallo. Che cosa ha detto allora il Cardinale Zuppi durante i lavori introduttivi? Non c'è pace senza sicurezza. E questa non può essere garantita solo dalle armi. La pace, insomma, è il problema dei problemi, perché la guerra genera ogni male e versa ovunque i suoi veleni di odio e violenza, che raggiungono tutti. Pandemia di morte che minaccia il mondo. Tutto è perduto con la guerra, lo sappiamo, ma non impariamo. L'alternativa alla guerra è riprendere a trattare con buona volontà e rispetto vicendevole dei diritti. Non bisogna smettere di credere che si può arrivare a comprendersi. Non è ingenuità, ma responsabilità. Ogni guerra è sempre un fallimento della politica e dell'umanità, una resa vergognosa, una sconfitta di fronte alle forze del male, afferma il Papa nella Fratelli Tutti. Questa sconfitta la pagano soprattutto i piccoli. Alla parola il Santo Padre ha voluto unire l'azione, come nel caso della martoriata Ucraina, quando si è detto disponibile ad agire per la pace e per scopi umanitari. Mi ha fatto l'onore di incaricarmi come suo inviato, ha precisato il Cardinale Zuppi, di portare di persona il suo interessamento per la pace e le questioni umanitarie sia a Kiev che a Mosca. Ho avuto modo di parlare con i governanti, di visitare luoghi tragici come Bucha, di pregare per la pace in santuari significativi per i credenti ucraini e russi. Il Santo Padre mi ha invitato inoltre a discutere del futuro del conflitto nato dall'invasione russa, anche a Washington e a Pechino. La pace richiede il concorso di tutti. Ho visto come esistano fili tenui per la pace e l'esercizio dell'umanità, tenui ma reali, messi in discussione dall'assenza di dialogo che può invece rafforzarli. Molte nostre realtà nelle varie espressioni hanno avviato aiuti umanitari tanto apprezzati dagli ucraini in un periodo in cui in Europa rischia di calare la tensione dell'accoglienza dei profughi ucraini e nella solidarietà. Dopo l'esperienza dei soggiorni estivi si sta anche verificando la possibilità di organizzare accoglienze presso famiglie sul modello adottato in occasione del disastro di Chernobyl. Questo è quanto ha detto il Cardinale Zuppi nella relazione introduttiva dei lavori della 78esima Assemblea straordinaria della Conferenza Episcopale Italiana. Dunque, grande attenzione è stato dato al tema della pace, ma non soltanto la pace è stato l'argomento trattato, non soltanto gli abusi messi in evidenza dalla maggior parte dei quotidiani, abusi e modalità con cui la Chiesa sta cercando di arginare, di limitare, di combattere gli abusi. Si è parlato anche del nuovo strumento di formazione, della nuova ratio formationis nei seminari, ma si è parlato anche della sinodalità. Insomma, davvero è stata un'assemblea molto ricca.
Nella seconda parte di Teleobiettivo cercheremo di mettere a fuoco soprattutto il tema appunto sottolineato dalla maggior parte degli organi di informazione. Cercheremo di capire sulla base del rapporto presentato durante questa Assemblea dei Vescovi Italiani come nelle varie diocesi si sta andando avanti nella lotta agli abusi, soprattutto nei confronti dei minori e degli adulti fragili. Lo faremo attraverso l'ausilio del vaticanista di Avvenire, Mimmo Muolo, che era presente ai lavori dell'Assemblea della Conferenza Episcopale Italiana e che si collegherà con noi appunto dopo una breve pausa pubblicitaria. Come preannunciato, in questa seconda parte cercheremo di capire meglio cosa sta cambiando nelle diocesi italiane in tema di prevenzione e di repressione degli abusi su minori e su adulti vulnerabili. Questo argomento, a questa questione è stata dedicata una discreta parte della conferenza stampa finale dei lavori della 78esima Assemblea straordinaria della Conferenza Episcopale Italiana, che abbiamo cercato di riassumere in questo servizio. Vediamo. A sviscerare il tema è stata Emanuela Vinai, coordinatrice del Servizio Nazionale per la Tutela dei Minori della Conferenza Episcopale Italiana. Stiamo arrivando nel 2024, siamo ormai a pochissimi mesi, arriveremo alla fine del primo quinquennio della nascita del Servizio Nazionale Tutela Minori, dei servizi regionali, dei servizi diocesani. Quindi possiamo dire che in questi 5 anni c'è stata una crescita inarrestabile che ha contribuito a coinvolgere sempre più persone sul territorio e che ha contribuito a far conoscere le attività della Chiesa e l'impegno della Chiesa in Italia per la prevenzione degli abusi. Quando parliamo appunto dei centri di ascolto, parliamo anche della ricezione di segnalazioni e che le segnalazioni e i contatti sono quelli che ci dicono che c'è sempre una maggiore consapevolezza della possibilità di usufruire di questo servizio. Siamo arrivati a 374 contatti, che è un dato decisamente elevato e che ci dice che stiamo andando nella direzione giusta, perché grazie alla crescita degli incontri, grazie alla crescita della partecipazione, alla crescita della sensibilizzazione e alla crescita delle strutture sul territorio, vediamo che le persone vi si rivolgono in misura sempre maggiore. E attenzione, vi si rivolgono non necessariamente per segnalare un abuso, ma vi si rivolgono per iniziare un percorso di accoglienza, per chiedere informazioni. E sappiamo dai nostri responsabili dei centri di ascolto che in molti casi, dove non ci sono strutture e presidi dello Stato, è proprio grazie ai centri di ascolto che arrivano delle segnalazioni di altri di abusi commessi non in ambito ecclesiale, ma per esempio in famiglia, nello sport o in altri luoghi. Quindi in questo senso, se dobbiamo dire che abbiamo un segno di luce, quando il Papa diceva Vos estis lux mundi, ecco, cominciamo a essere una piccola luce laddove spesso non c'è nulla. Sul tema è intervenuto anche il Cardinale Zuppi, precisando che il perseguimento di questi crimini nella legislazione ecclesiastica non prevede termini di prescrizione. Abbiamo tantissimi casi, appunto, di chiunque anche a distanza di anni viene ascoltato e a distanza di anni noi facciamo comunque un procedimento interno. Qualche volta appunto con sempre in molti casi per esempio non c'è il rimando al penale perché non è per la scadenza dei termini, perché appunto è stato prescritto, ma per noi no. Infine il sottosegretario della CEI, Monsignor Gianluca Marchetti,
ha ricordato le modalità per accertare le responsabilità degli ordinari diocesani e degli ordini religiosi. Sono molto chiari i provvedimenti della Santa Sede, io credo che non ci sia bisogno, li conoscete benissimo anche voi. Qualora, come dice Vos Estis, questo motto proprio che ha un valore fortissimo, qualora ci fossero dei comportamenti da parte di autorità apicali, che possono essere vescovi o alti o superiori e così via, questi comportamenti, c'è tutta una procedura, vanno segnalati alla Santa Sede e vengono perseguiti direttamente dalla Santa Sede, non è la conferenza episcopale il luogo, ma è direttamente la Santa Sede che se ne occupa. Ecco, abbiamo ascoltato dai dati che sono stati riferiti da Emanuela Vinai che aumenta il numero di presenze di centri di ascolto, aumentano i contatti con i centri di ascolto, diminuiscono le denunce di abusi. Ora, questo sembra essere un dato positivo. È la prima domanda che vogliamo rivolgere al nostro esperto di oggi, Mimmo Muolo, vaticanista e vice caporedattore di Avvenire. Benvenuto, anzi bentornato fra noi, Mimmo. Ciao direttore, buongiorno ai telespettatori. Allora, possiamo leggere questi dati in positivo? Crescono i centri di ascolto, quindi le occasioni di incontro, crescono il numero di coloro che si rivolgono al centro di ascolto, diminuiscono le segnalazioni di abusi. Vuol dire che qualcosa sta funzionando, che si stanno reprimendo effettivamente questi abusi? Io voglio dire che la Chiesa italiana ha preso molto sul serio questo problema, questa piaga anzi, e sta cercando di curarla in tutti i modi possibili. E l'estensione ormai a tutte le diocesi di questa rete di prevenzione, queste antenne sul territorio, potrei dire, che sono sia i servizi per la tutela dei minori, sia i centri di ascolto. Siamo arrivati a 108 centri di ascolto su tutto il territorio, alcuni anche interdiocesani, perché non tutte le diocesi, soprattutto quelle più piccole, possono costituirne uno. Ecco, questa rete costituisce allo stesso tempo una garanzia che comportamenti peccaminosi e delittuosi di questa portata non si ripetano e anche che vi sia una prevenzione a tutti i livelli. Io penso che oggi la sensibilità al problema è enormemente cresciuta e anche questa è una rete di protezione. Spesso in passato comportamenti di questo tipo passavano sotto silenzio o erano possibili perché non c'era un'adeguata sensibilizzazione sul tema. Oggi che questa sensibilizzazione, grazie allo sforzo di tutti, del Papa, dei Vescovi, delle singole diocesi, dei sacerdoti, dei laici stessi, direi anche dell'opinione pubblica e di noi giornalisti, oggi che questa sensibilizzazione c'è, è molto più difficile che un comportamento del genere passi sotto silenzio o si ripeta. Ecco, questa è la vera buona notizia che viene dalla rilevazione, dal report che ci è stato presentato ad Assisi. Io sono convinto anche che le segnalazioni in diminuzione, anche questa, sia una buona notizia. E voglio fare una precisazione subito. Quando parliamo di segnalazioni, parliamo di casi da accertare, non certamente di sentenze su fatti già commessi e accertati. Per cui attenzione a non fare di tutte le erbe un fascio. È bene avere le segnalazioni, ma è bene aspettare che, per emettere giudizi, che queste segnalazioni si tramutino in comportamenti accertati. E come diceva Benedetto XVI, anche un solo caso accertato sarebbe un caso di troppo. E un'altra precisazione va fatta su una frase che abbiamo ascoltato en passant pronunciata da Emanuela Vinai, e cioè che
La Chiesa, attraverso questi centri di ascolto, attraverso queste strutture di sostegno, si fa carico non soltanto di abusi commessi da sacerdoti o da religiosi, ma anche in ambiti domestico o diciamo sportivo, perché qualunque abuso diventa per la Chiesa motivo di sostegno, di accoglienza e di accompagnamento, ma non tutto avviene in ambito ecclesiastico, perché probabilmente diciamo, accentuare anche in maniera insistente questo connubio fra Chiesa e abusi può dare un'idea distorta. La Chiesa si prende carico degli abusi commessi all'interno di realtà ecclesiastiche, ma anche al di fuori. E probabilmente, mi è sembrato di leggere da qualche parte, adesso non ce l'ho sotto mano, sono molti di più gli abusi commessi in ambienti esterni a quelli ecclesiali, è così? Sì, confermo la tua analisi e la condivido pienamente. Aggiungo che non c'è oggi organizzazione, chiamiamola così, professionale per intenderci, che come la Chiesa si sia data da fare per mettere fine alla piaga al proprio interno. Non mi risultano iniziative analoghe, per esempio, in ambito sportivo. Tu ricordavi appunto che spesso gli abusi avvengono all'interno degli spogliatoi di società sportive, oppure all'interno delle famiglie. Ecco, io direi che, così come è da evitare l'equazione prete uguale pedofilo, che assolutamente va rigettata nella sua diabolicità, perché ci sono tanti santi sacerdoti e vanno ringraziati ogni giorno per quello che ci donano in termini di assistenza spirituale e anche caritativa e materiale. Così come appunto va rigettata questa equazione, va anche detto che le altre categorie, ripeto, tra virgolette professionali, si devono dare da fare anche per far limitare al loro interno questa piaga. La Chiesa sta facendo tutto il possibile. Io ho l'impressione a volte che, anche se non ci fosse più un solo caso segnalato, un solo caso realizzato, e speriamo che questo avvenga presto nella Chiesa, si troverebbe in qualche modo la maniera di gettare sempre la croce addosso ai sacerdoti, ai vescovi, alla comunità ecclesiale. Ecco, mi sembra che questo sia un ragionamento da rigettare, così come va rigettata naturalmente la piaga della pedofilia. Grazie allora a Mimmo Muolo per averci aiutato a capire quello che sta accadendo all'interno della Chiesa per prevenire, per combattere questa piaga degli abusi. Grazie anche a voi, amici telespettatori, per averci seguito anche oggi.